alla scoperta del Microraptor. Ciao a tutti! Siete pronti per un altro viaggio nel tempo? Preparatevi ad incontrare uno degli abitanti più piccoli e strani dell'era dei dinosauri, il Microraptor. Il Microraptor era un piccolo dinosauro alato che viveva circa 130 milioni di anni fa. Nonostante le sue dimensioni ridotte, era un predatore molto abile. Questo curioso dinosauro aveva due paia di ali. Sì, avete capito bene, quattro ali. Una caratteristica unica, che lo rendeva un vero maestro del volo. Il Microraptor non era solo un eccellente volatore, ma era anche molto veloce. Le sue lunghe zampe posteriori gli permettevano di correre a grande velocità quando era inseguito o doveva cacciare. Ma cosa mangiava il Microraptor? Nonostante le sue dimensioni, poteva mangiare piccoli rettili, pesci, insetti, uova di dinosauri e persino piccoli mammiferi. Il suo habitat era molto vario. Viveva sia nelle foreste che nei campi aperti, dimostrando una grande capacità di adattamento. Le piume del Microraptor erano molto particolari. Alcune ricerche suggeriscono che potessero avere una colorazione iridescente. Significa che aveva piume dai colori molto brillanti che cambiano a seconda dell'angolo in cui le guardiamo o da come vengono colpite dalla luce. Il Microraptor ci insegna quanto la natura possa essere sorprendente. Un dinosauro con quattro ali non si vede tutti i giorni. Ma la storia del Microraptor non finisce qui. Grazie alle scoperte scientifiche, sappiamo anche di più su questo piccolo dinosauro. Il Microraptor non è solo un dinosauro, ma un ponte tra il mondo dei dinosauri e quello degli uccelli. La sua esistenza ci aiuta a capire meglio l'evoluzione della vita sulla Terra. Speriamo che questo viaggio nel tempo vi abbia fatto scoprire qualcosa di nuovo. Il Microraptor è solo uno dei tanti dinosauri che popolavano il nostro pianeta, sicuramente tra i più piccoli e colorati. E come avete visto, il mondo dei dinosauri è pieno di sorprese. Continua a esplorare, a imparare ed a scoprire. Altre meraviglie ti aspettano nel prossimo viaggio preistorico. Grazie per aver guardato il nostro video. Un saluto da Pippo e Tommy.